re di Francia. E la regina dorme, meglio così, perché se si svegliasse scoprirebbe che sua maestà sta andando a visitare una gioviale dama che invece di far compagnia alla regina, come vorrebbe il protocollo, preferisce farla al re. E l'abita in questa villa, ritenuta da sua maestà discreta e sicura. Accidenti! Devo fare sempre tutto io, eh? È per questo che ti porto con me. Se mi andasse di faticare, ruberei da solo. O meglio, farei un altro mestiere. Dopo questo colpo non dovremo più rubare. E allora che faremo? Ci faremo derubare. Due ladroni possono mai disturbare un re? Certo no. Ma il guaio è che nella villa, al piano di sopra, c'è un terzo ladro. Un ladro di cuori. Mio Dio, il re! Il re? Oh. Cose grosse! Vieni, nascondiamoci in quel carro. Sì. Piano! Cuore della parola! Dallo a me! No, da quest'altra parte c'è un'altra finestra. Un moschettiere? Pier de Savigny. Maestà. Che fate in questa casa? Stavo giusto uscendo. Svergognata, ti ho comprato pure la villa. Scappo dalla finestra. Sì. Addio per sempre. Guardie! Guardie! Due vengano su, gli altri circondino la casa. Ferma! Ferma! Ma questo chi è? E chi lo conosce? Eccolo! Arrestate quel moschettiere! Arrendetevi! Siete circondati! Belti, salite! Via! Ai cavalli, presto! Inseguiamoli! Ormai siamo salvi. Signori, chiunque voi siate, grazie. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Signore, chiunque tu sia, che divenga un accidente. Senza di te ce l'avremmo fatta benissimo. Maledizione, il più bel colpo della nostra vita. Dì un po', chi era quello al balcone che strillava come un matto? Come chi era? Il re. Il re? E questa è la sua carrozza. Allora, stavolta, addio testa. Siamo sistemati. Niente paura, signori. Vi porterò io al sicuro. Fidatevi di Pier de Savigny. Si fidarono. E sapete come finirono? Impiccati? Non proprio. A quei tempi non c'era che un modo per sfuggire all'ira del re. Poiché la legione straniera non era stata ancora inventata, rimaneva soltanto la scomoda, pericolosa, maledetta, ma pur sempre affascinante vita dei pirati nel Mar dei Caraibi. Thank you.
chi può! Via! Mi salvi chi può! Questa botte, eh? Sì, l'ho tenuta d'occhio da quando ho visto che Pierre era al timone. Ah, non nominarlo. Quello non è un uomo, è una sciagura. Ah, grazie a Dio ce ne siamo liberati. Infatti, se non sbaglio, noi due siamo gli unici superstiti. Ehi, amici! Ehi! No, sbaglio. Era troppo bello. Coraggio, ragazzi. La fortuna ci assiste. Guardate, c'è una nave. Davvero? Tutto merito suo, noi non l'avremmo vista. Quella nave è proprio quello che ci vuole per morire impiccati. E perché mai? Perché, figliolo, quella è una nave spagnola. Già. Se il vento tiene, ci saremo fra 5 giorni. Siete mai stato a Maracaibo? No, neanche io. Tuttavia vi dirò che non ci vado molto volentieri. La nostra è una missione piuttosto difficile. Signor capitano! Che c'è? Il Nostromo ha una notizia urgente da darvi. Chiedo scusa, signore. Il gabbiere ha avvistato i resti di una nave pirata. L'uragano di questa notte deve averla sbattuta sugli scogli della Formica. Bene, imbrogliate le vele e calate una scialuppa in mare. Potrebbero esserci dei superstiti. Eseguite l'ordine. Sì, signore. Imbrogliare le vele! Barra sotto vento! Barra sotto vento! Calare una lancia! Calare una lancia! Ho detto vino fresco, imbecille! Se ci sono dei superstiti, li impiccheremo prima di entrare a Maracaibo. Sapete, è l'unica cosa che ancora mi diverte. Non c'è nessuno! Il mare se le ha inghiottite tutte, quelle canaglie! Cerchiamo ancora! Sì! Cercate ancora! Allora, intesi, non fate i vigliacchi. Se ci scoprono, ci batteremo. Ma non dire cretinerie! Con cosa ci battiamo se non abbiamo neppure un coltelluccio? Ma come? Non porti sempre un pugnale cucito nei calzoni? Sugli scogli ho perso anche le brache. Da qui, come vuoi che ti vadano bene? Non vedi che non è la tua misura? Ma io... Ma non so... Permettete? Prego.
Maledizione! Fermo, ti ho visto! Hai i dadi nascosti! Che ne so io? Mi stavo grattando! Sei uno sporco varo! Ecco cosa sei! Varo a me! Sì! Una carta della manica, eh? Allora è tutto mio! Caroia! Aveva gli assi sotto i colli! Fai tu in mutande? Sei diventato pazzo? Mi insegno io a stare senza bracche, capito? Anche voi, ma che succede? È questo il modo di andare in giro? Scusate, signore. Silenzio! Mi schiaffo ai ferri! Tu, sentinella, muoviti, imbecille! Sto parlando con te! Prendi questi tre e portali in cella! Ehi, mai sentito? Avanti, svegliati! È così che esegui gli ordini? Sveglia, rimbambito! Anche tu, maledizione! Thank you.
smutinamento! Anda, anda Toro! Insolente! Piano, piano! C'è la scala qui, piano! Aspetta, voglio solo le braccia! Ferma questo pazzo! Fermato! Le ho prese finalmente! Questa è proprio la mia misura! Grazie! Non c'è di che, davvero! Porco Cristoforo Colombo! Adesso chiudo e così l'equipaggio è liquidato! Andiamo! Andiamo! Prendetelo! È un pirata! Mi ha rubato le credenziali! Da quella parte! Dobbiamo riprenderlo a qualunque costo! Con piacere, capitano! Che ne è dei tuoi uomini? Ti hanno lasciato solo, eh? Avanti, miei frati, liberatemi da questi insetti fastidiosi! Tutti all'assalto! Fermatelo! Combattenti di 100 battaglie, incrociate il ferro contro questi tre nemici di Francia! Ho detto tre! Disgraziati, che aspettate? Gosselin! Moreau! Che mi hai chiamato? Accidenti a voi, datemi una mano! Ma è proprio necessario? Sono stanco! Le credenziali! Prendeteli le credenziali! Vieni, è importante! Non lui, ora è quello che dovete prendere! Scendete, presto! Con questo incontro... Fermi, aspettate! Aspettate un momento, non litighiamo, da bravi, non litighiamo, ho detto! Ehi, Gosling, prendi! Ecco, c'era lui, c'era lui! Eccolo là! Fermi, ah, c'era lui, prendetelo! No, ma che me ne faccio? C'era lui! Ah, io non lo tocco, eccolo lì! A te ora, ti infitterò come un pollo, tu non sai ancora chi è Gosling, è quello che ti spedirà all'inferno! Se mi lasciate solo un'altra volta, guardiamo l'amicizia, Dai, calmo, abbiamo sistemato tutto noi. Noi? Io ho sistemato tutto. Ehi, che c'è in questo astuccio? Non lo so, ma sembra che sia una cosa molto importante. Ah, sì? Il capitano ci tiene molto, vero capitano? Mi ha detto di difenderle e io obbedisco. Ma non vorrei aver fatto tanta fatica per un pezzo di carta. Maledetti, ma non è ancora detta l'ultima parola. Bravo padrone, mi avete liberato da una carogna. Ora dobbiamo festeggiare. Ah, bene, un'ottima idea. Vieni, brindiamo. Ma guarda, leggi. Viva la Francia! Viva la Francia, qui, leggi. Ma io non so leggere. Ah, già, è vero, la nave è diretta a Maracaibo per imbarcare un carico d'oro. E queste sono le credenziali per il governatore. Davvero? Sì! Sempre fortunati noi, potevamo incontrarli nel viaggio di ritorno. Ah, certo sarebbe stato meglio, ma potremmo andarci noi, no? Dove? A Maracaibo, abbiamo le credenziali. Certo, non sarebbe male come idea. Ah, un carico d'oro. E quanto sarà? E che ne so io, tutto l'oro dell'America. Tutto l'oro dell'America? Siamo ricchi! Siamo milionari! E abbiamo la nave. E le uniformi spagnole. Scusate, disturbo? Ah, già c'è pure lui. Per caso non vi fidate di me? No! Anzitutto ci occorre un equipaggio. E io so dove arruolarlo. Alla tortuga. Vi ci condurrò io. Tu ci condurrai alla tortuga? Tu? Proprio tu? Esatto. Facciamo una scommessa. Se ci riesco, mi fate capitano di questa nave. Viva la Francia! Viva la Francia! Brutto porco, un piccione bastardo, figlio di un gabbiano!
serviti, amici miei. Preparatevi a chiamarmi capitano. Dai qui. Quella è la tortuga. È un galeone spagnolo che punta contro di noi. È una spia. Hanno saputo che le nostre navi sono tutte fuori. Ma non ci lasceremo battere da un solo galeone. I cannoni sono pronti a sparare. Forza allora! Fuoco! Devo ammettere che ce l'hai fatta, capitano. Che succede? Ma questo è un colpo di cannone, sono diventati matti! Non vi agitate, sono i fratelli della costa che ci danno il benvenuto. Esagerano però! Avanti! Tu che sei il capitano, fai qualcosa! Accidenti che botti! Ci mandano a fondo! La ragione ci deve pure essere. E dagli! Cretini, avete lasciato la bandiera spagnola! Noi, tu ce l'hai lasciata! Ci vorrebbe quella della filibusta! Basterebbe un drappo nero! Sì, ma piuttosto grande! No, eh! Le brache, no, eh! Un momento. Stanno cambiando bandiera. Come cambiando bandiera? Sì! Hanno alzato quella della filibusta! Quella che vi proponiamo è la più grande impresa che la pirateria abbia mai compiuto. No, non esagero. Sappiate infatti che lo stesso governatore di Maracaibo ci consegnerà con le sue mani alcuni forzieri carichi d'oro. Ci invita pure a pranzo. E magari ci dà anche la medaglia. Aspettate, ancora non sapete il meglio. Si tratta di un anno di tributi di tutte le colonie al re di Spagna. Sì, e noi travestiti da spagnoli entreremo a Maracaibo e diventeremo ricchi. Chi vuol venire? Io! Ci vengo io, capitano. Oh, almeno c'è una che ha coraggio. Chi è quella? Non la conosci? È Consuelo, la figlia di Zalamea, la peruviana. Mica male, però. Oddio, quello appena vede una bella ragazza perde subito la testa. Ma va, impossibile, non ce l'ha, eh? Siamo veramente molto onorati di accoglierla fra noi e siamo certi che la sua presenza contribuirà a... Ma che c'è? C'è che non è un'impresa da donne. Alle donne ci penseremo quando avremo l'oro, eh? Ragazzina, va a casa che la mamma ti starà cercando. Noi siamo qui per imbarcare uomini in gamba e non femminucce, capito? Allora, vediamo un po'. C'è un capociurma qui dentro? Uno con cui si possa trattare l'ingaggio? Chi sono io? Sei disposto a partecipare all'impresa? Io e i miei uomini siamo pronti. Bene. Ehi, il tuo amico qui ha detto che avete intenzione di imbarcare soltanto uomini in gamba. È vero? Sì, e allora? E allora, secondo me, tu dovresti restare a terra. Ma tu non ridere, cipresso, che spaventi i bambini. E ora smettila, mocciosa. Per il momento ci siamo divertiti abbastanza. Sfodera la spada, se no sei un vigliacco. Avanti, in guardia. Un momento. Avanti. Non mi sembra il caso di fare sul serio. Divertiamoci un po', invece. E siccome Madamigella è ansiosa di scendere in campo... Mi batterò io. Con questo arnese e con un bel cipollone. E ora vediamo che cosa sai fare. Su, avanti, che sono qui che aspetto. Coraggio. Continuare ancora? Eh?
A me quella mi piace sempre meno. Certo che non è il modo di trattare. Ti ha trattato proprio male. No, dico di trattare quei magnifici polli arrosti. Porta! Sei in gamba, tua figlia! Brava, Salamea! È meglio di un figlio maschio! Dai, Consuelo! Ne ho fatto proprio una vera corsata. Porto! Bravissima, tua figlia! E ora vediamo che sai fare tu. Avanti! Forza, ti aspetti! Prendi! Fermo tu! Attento! Non preoccupatevi! Ho sempre il mio colpo segreto! Questo è il mio colpo segreto. Voglio venire a Maracaibo con te. Ci tieni davvero tanto? Sì, moltissimo. Perché? Perché mi piacciono i francesi. Allora la mia nave è tua. Conte di Lorna. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buonasera, eccellenza. Buonasera, madre. Ho già fatto avvertire la vostra protetta. Vi attende. Grazie. L'ultima volta che mi vedete, seguirò la mia vocazione ed entrerò in clausura. Vocazione, se avessi avuto il coraggio di tenerti con me, invece di nasconderti qui, questo non sarebbe successo. Ma non potevo, capisci, non potevo. Se avessero saputo della tua esistenza, la loro vendetta avrebbe colpito anche te. Sono stato un vigliacco. Due figlie avevo. Una me la rapirono i pirati, l'altra me la rapisci tu, Cristo. Non bestemmiate, padre, vi prego. Perdonami, figlia mia, ma tu non sai quale terribile ferita hai riaperto in me con la tua decisione. Ma è così crudele che io voglia amare e servire il Dio? No. Altagrazia, ascoltami. Tu hai sempre saputo che tua sorella gemella è morta nascendo. Sì. Una pietosa bugia. Ella nacque prima di te. E mentre la portavano alla mia presenza, venne rapita da una donna crudele, moglie di un pirata che avevo condannato a morte. Feroce quanto lui, non esitò a pugnalare la nutrice che aveva quella creaturina in braccio. E aiutata da alcuni bravacci, fuggì con la piccina. Dio! Pochi attimi dopo, nascesti tu. E se sei ancora viva è perché nessuno lo ha mai saputo. Per vendicarsi avrebbero ucciso anche te, come certamente uccisero tua sorella. Oh, padre mio, dopo quanto mi avete detto, pregherò ancora di più Dio, perché nella sua grande bontà vi conceda la pace del cuore. Beneditemi ora. Sia fatta la volontà del Signore. Eccovi negli abiti da marinai spagnoli. Fate presto, che fra poco ci siamo.
Capito? Beh, sì. E allora proviamo. Proviamo. Oh, tu sei un ufficiale, io una gentildonna di corte. Sì. Oh, un ufficiale spagnolo. Ah, io adoro gli spagnoli. Ah, no! No. Guarda, tu avanti, fa la donna. No! Una signora ben educata non fa queste cose. Perché è tutta questa roba? Per il capitano Piero. Oh, appena comandano gli viene subito un grande appetito. Dopo ricominciamo, fa la donna. Sì. No, non è possibile, neanche lui ti prende sul serio. Cristoforo Colombo, sempre tu. Eppure prima o poi finirò per acchiapparti, sai? Figlio di pellicano. Ti hanno visto? Eh sì, tutti quanti. Bravo, magnifico. Non preoccupatevi, credono che voi avete molta fame. Anche lei non scherza però. Mangia per due. Il pranzo è servito, madamigella. Grazie. Su, via. Non riesco a vederti che attraverso questo spiraglio. Perché non mi fai entrare? E quando è che tu mi lascerai uscire da questo buco? Siamo in vista di Maracaibo. Abbi pazienza, finché non avremo loro, i miei amici non debbono sapere che sei qui. Dopo non gliene importerà più niente. Ma tu non sei il capitano? Sì, e anche tu sei ai miei ordini. No! Mi hai chiesto di essere paziente. Ebbene, siilo anche tu. Stiamo per arrivare a Maracaibo. Ho sentito. Figlia mia, questo era il pugnale di tuo padre Calico Jack. Il giorno in cui il conte di Lorna lo fece impiccare, giurai su questa lama che sarebbe stato vendicato. Sono passati 20 anni e il mio desiderio di vendetta è lo stesso di quel giorno. Il mio è altrettanto forte, se non di più. E grazie al cielo e alla vanità di questo francese, adesso ci siamo. Il nostro momento è giunto. Finalmente. Giura che questa lama avrà per fodero il cuore del conte di Lorna, governatore di Maracaibo e assassino di tuo padre. Te lo giuro, madre mia. Te lo giuro. Ammiraglio De Rieda ha capito perfettamente l'importanza della missione. Guardate che bel galeone che ci manda. Con questa nave potete stare tranquillo, signor tesoriere. Vedo, vedo, eccellenza. Ha un buon numero di cannoni. Cosa ne pensa il signor vicegovernatore? Ah, non potevano mandarci niente di meglio. Vero, colonnello? Sì, certo. È il Santa Maria, un galeone assai potente. Lo comanda Don Pablo de Olivares, un capitano conosciutissimo per la sua abilità e il suo coraggio. Ehi, un momento! Ehi, aspettatemi! Anche a me piacciono i ricevimenti, non vorrete lasciarmi a bocca asciutta? Te la sei già bagnata. Si calcola 100 miglia. Mi sono liberato di quel dannato piccione, l'ho dato all'oste del porto per una finta di rum. Andiamo. Cammina bene. Capitano Don Pablo de Olivares. Capitano Don Pablo de Olivares, al servizio di Sua Maestà Cattolicissima il Re di Spagna, nonché di Vostra Eccellenza, il Governatore di Maracaibo. Benvenuto, Capitano. L'ufficiale in seconda e il mio nostromo. Ed ecco le credenziali, Eccellenza.
Concedete a un vostro ammiratore di stringervi la mano. La vostra fama è giunta sino a noi. Siete molto gentile. Scusatemi. Capitano, il carico che sapete sarà imbarcato oggi stesso. Il signor tesoriere se ne occuperà personalmente. Nel frattempo, loro signori sono miei graditi ospiti. Un appartamento è a loro disposizione. Cosa c'è di così urgente? Se Vostra Eccellenza me lo permette, vorrei esporre alcune mie perplessità. Perplessità di che genere? I filibustieri hanno spie dappertutto, in specie nei porti. E un carico come il nostro non passerà certo inosservato. Ammettiamo pure che qualche maledetto pirata riesca a saperlo. Dovrà sempre vedersela coi cannoni del Santa Maria. Qualche pirata, voi dite? Ma se fossero in molti? Ma il Santa Maria può resistere anche a 3 navi contemporaneamente. Sì, ma perché solo 3? E se fossero 4, 5? Tutte le navi corsare messe insieme? Lasciate che vi dica, signori, che se tutti i pirati che infestano la costa, dico tutti, fossero d'accordo per spartirsi quell'oro, non farebbero un cattivo affare. Andiamo fuori, Gomez. Voi dovete già avere qualche idea in testa. Che cosa proponete? Io propongo che i forzieri che saranno caricati sulla nave siano vuotati dell'oro e riempiti di sabbia. Di sabbia? Sì. Nessuno però, badate, nessuno dovrà sapere della sostituzione. Neanche il capitano del Santa Maria. Mi sembra un piano ingegnoso. Ma posso domandare umilmente al vicegovernatore come crede che io riesca a portare l'oro a Sua Maestà? Prego, assaggiate questo rum. Eccellente, eh? Ottimo. Voi pensate che Sua Maestà ne gradirebbe alcuni barili? Certamente. Glieli manderemo. E con essi l'oro. Non capisco. Nel porto c'è un piccolo veliero da carico, l'Alabama. Questa nave trasporta normalmente barili di rum. Noi riempiremo quei barili d'oro e voi, caro Alvarez, partirete con quella nave. Ora, le possibilità sono due. O i pirati non sanno nulla dell'oro che inviamo in Spagna, e in questo caso ogni pericolo è escluso, o ne sono al corrente e allora attaccheranno il Santa Maria. Comunque, a nessuno verrà di certo in mente di prendersela col vecchio Alabama. Va bene, Gomez. Provvedete voi stesso in questo senso. No, preferirei che se ne occupasse personalmente il signor tesoriere. È una questione delicata. Voi che ne dite? Dico che Sua Maestà sarà felice di ricevere del rum di questa qualità. Già, un rum che vale oro. Biglietto. Guardate.
corsara. Venite con me, presto! Ora la nostra vera vendetta si compie. Non sarà lei a uccidere suo padre, sarebbe stato troppo poco. Lui dovrà impiccarla come ha impiccato te. E quando crederà d'aver fatto giustizia, io gli griderò in faccia: Conte di Lorna ha impiccato tua figlia. Guardate, capitano, il signor tesoriere non ha perso tempo. Quando credete di poter salpare? La vostra ospitalità è squisita, ma non vedo che altro possa trattenerci ancora, quindi direi il più presto possibile. Non riesco a capire quante casse sono. Sei. Quant'oro. Se non lo vedessi coi miei occhi non ci crederei. E guarda. Non posso, è un'emozione troppo forte. Soffro di cuore. Guarda tu e raccontami. Sono proprio sei. Via, via, signori, non vi spaventate. Non dovete mica portarle in Spagna a braccia. Molto giusto. Tuttavia, trattandosi di un viaggio molto lungo, sarebbe meglio partire subito. Non è vero, signori? Sì, certo, è naturale. Andiamo. Prego. Eccola! Da questa parte! Presto, presto! Di qua! Ci sfuggi! Fermati! Dai! Ma è consueto! Ehi, su, muoviti! Svegliati! Consueto! Disgraziato, te la sei portata dietro! E che ci fa lì sotto? Non lo so, ma è in pericolo. Siamo noi in pericolo. Figurati se con te andava bene. Io so soltanto che se non filiamo immediatamente qui finisce male. Non vedi che... Fermati! Lasciami! Via! Porta! Ah, no! Non facciamo niente! Sarai ricamato! Incosciente! Ci stiamo giocando la testa e tu ti perdi dietro una ragazzina! Insomma, che volete fare? Salpiamo e basta! Sì, ma se la torturano e quella parla prima che partiamo, per noi è finita! E allora? Allora bisogna liberarla! Con questa divisa ci sarà facile! Chiaro? O avete paura? Noi? Sì! Va bene, mi arrangerò da solo. Ma sì, fa pure, prego! No, per carità, che quando fa da solo combina catastrofi. È stata arrestata mentre cercava di entrare nel palazzo. Era armata, appartiene di certo alla filibusta. Il governatore è stato informato. Oh, scusate, me ne sono dimenticato. Fate in modo che egli non ne sappia niente. Perché? Colonnello... Voglio essere franco con voi. Molte grazie. A voi fa piacere essere a capo delle guardie di palazzo, vero? Oh, certo. È un posto molto conveniente. Sì. E chi vi ha affidato questo comando? Voi, eccellenza. Quindi io posso sostituirvi in qualsiasi momento? Eccellenza, vi prego, Dio. No, non vi allarmate. Non ho alcuna intenzione di perdere un così valido collaboratore. Molte grazie, eccellenza, molte grazie. Ma dove volete arrivare? A mettere le mani su quell'oro. Ora non dubito che avrete capito. Ah, sì. E voi ce le metterete con me se vorrete aiutarmi. Grazie, eccellenza, ma... Ma come... Non ha importanza. Quello che conta è che nessuno possa dubitare della nostra lealtà verso l'amata patria. Oh! La patria innanzitutto, eccellenza. Se non ti decidi a dire cosa sei venuto a fare, ti frusterò fino domani. No, fermo. Lasciala stare. Non vuol parlare. Esci di qui. E ora ascolta bene, ragazza mia. Non so se tu ti rendi conto che ti sei cacciata in una situazione piuttosto difficile. Ma potrai cavartela. Io voglio solo sapere chi ti manda. E su, parla. Dovresti sbrigarti, perché io non ho tempo da perdere.
cos'hai. Continuiamo il rosario. Padre Maria, grazie per il tuo spirito, benedica tua moglie, e tuo spirito, Santa Maria, Madre Dei. Su, su, coraggio, figliola. Che c'è? Su. Cos'è accaduto? Qualcuno mi ha bruciata. Bruciata? Sì, qui. Qui! Ma, guardate voi! Dove? Qui. Ma qui non c'è nessuna ferita, nessuna bruciatura. Credo di poter spiegare quanto è accaduto. Ma poiché riguarda cosa che mi è stata rivelata in confessione, madre, vi prego, lasciatemi solo con lei. Come volete. Che cosa mi è successo, padre? Aiutatemi. Senti, figliuola, tu mi hai detto in confessione che una tua sorella gemella fu uccisa appena nata. Sì, me l'ha raccontato mio padre. Ma c'è qualche prova che sia stata uccisa? No, non lo so. Io credo che ella sia ancora viva. Tu hai avvertito un forte dolore, come se qualcuno ti ferisse, ma non hai nulla. È molto probabile che tale dolore tu l'abbia sentito per una ferita che in quel momento qualcuno stava producendo a lei. Ma come può essere, padre? Un fenomeno di contiguità, già riscontrato fra gemelli e provato scientificamente. Non posso più pronunciare i voti. Prima devo avvertire mio padre. Lui la crede morta. Oh, vi prego, dovete aiutarmi. Si tratta di mia sorella. Ve ne scongiuro, padre. Non ho mai visto una resistenza simile. È testarda. Anche se non ha parlato, ci sarà utile lo stesso. Eh? Purché i pirati non sappiano che l'oro non si trova sul Santa Maria. Cosa? Ma nei barili di rum a bordo dell'Alabama. Come? È così. Ma naturalmente acqua in bocca. Oh! Colonnello, andiamo? Eccellenza. Eccellenza, scusate tanto, ma se le cose stanno così, se l'oro si trova, non bisognava dirlo davanti a lei. E se ha sentito? E se per caso dovesse fuggire? Deve fuggire. Cosa? Sì, anzi, vi prego di togliere le sentinelle in modo che il falso capitano possa liberarla. Falso capitano? Il vero Olivares, io lo conosco personalmente. E quello che ci ha presentato le credenziali è un pirata. Pirata? Sarà lui a liberare la ragazza e così saprà che l'oro si trova sull'Alabama. Scusate, eccellenza, ma appena lo sapranno, attaccheranno l'Alabama. Voi mi sottovalutate. No, eccellenza, non vedete? Ecco, io pensavo... No, dicevo appunto che... Allora non avete capito niente. No. Dovete lasciarlo aperto. Sì, ho capito. Ecco appunto giusto, dicevo... Via libera, venite. Oh, maledizione! Ho messo i piedi sull'ortica! Ah, come bugge! Ai! Anche tu hai pestato l'ortica! No, mi ci sono seduto! Speriamo che Gutierrez ci aspetti. Deve salpare a mezzanotte. Sbrigati, Pierre! Forza! Non voglio venire, te l'ho già detto che non voglio. Ma se resti qui ti impiccheranno. Devo uccidere il governatore, voglio vendicare la morte di mio padre. Lasciami stare. Il governatore non è più qui, è partito. Stai mentendo, non è vero. Lasciami andare. Ti prego, non capisci che non ti voglio perdere. Andiamo. Ai! Tornate indietro! Se ne vanno senza di noi! Dannazione, se ne vanno con 6 casse d'oro! Non ce ne lasceranno nemmeno un poco! Pirati! Ehi, accidenti a voi! Stupidi! C'è che...
che Gutierrez non ci ha aspettato. E per forza ha dovuto levarla ancora. Se aspettava ancora ci avrebbero scoperto. Tanto si è fregato tutto. Tutta colpa tua di questa sciagurata. Dovevi lasciarla dov'era. Lei non c'entra per niente. Smettila. No, insomma, basta. Tanto l'oro non è su Santa Maria. Che cosa hai detto? Che l'oro non è sul Santa Maria. Ripeti un po' perché non ho capito bene. Insomma, l'oro non è sul Santa Maria. L'hanno detto mentre mi stavano torturando. E dov'è l'oro? Sai anche questo? Eh? Sicuro che lo so. Ve lo dicevo che è una ragazza in gamba. Ah no, tu sta zitto che guasti tutto. Dicigli dov'è che ti perdoniamo tutto quello che hai combinato. Su, tesoruccio, dove l'hanno nascosto? Dove? In fondo se siamo nei guai è per colpa tua, no? Vi hanno imbrogliato. L'oro è a bordo dell'Alabama, nei barilotti del rum. Oh, bella lei! Oh. E ora, o miei figli, un evviva per tutta la filibusta! Dai, apriti la casa! Calma, calma, che avrete tutti la vostra parte! Maledizione, sabbia! Sabbia? Solo sabbia! Vigliacchi, ci hanno giocato! Siamo stati truffati! Uomini della filibusta, ormai è chiaro che siamo stati traditi da quei tre miserabili che se la sono squagliata! Da questo momento assumo il comando della nave, vi giuro! Che anche se dovessi spendere tutta la mia vita e dannarmi per l'eternità, saprò scovare quei maledetti traditori e li impiomberò! E ci tocca star chiusi in questo schifo di taverna. Consuelo ha detto proprio la verità, se no non prenderebbero tutte queste precauzioni. Sicuro che è la verità. Ah, me ne basterebbe solo un barile. Tutto per colpa di quel... Ma allora tu non sei venuta a Maracaibo per me? No, ti ho ingannato. Ma tu hai rischiato la vita per salvarmi. E ora... beh, tutto è diverso. Bisogna tenergli pure il moccolotto. Oh! Sentite, signor capitano, per il caso che vi interessi, ci stanno sgranfignando l'oro proprio sotto il naso. Ma è matto. Ma che ride come un idiota? Già, che c'è da ridere? Penso alla faccia che farà Gutierrez quando aprirà le casse. Ah sì, guarda le nostre, te ne farai un'idea. Se potessimo avvertirlo. Gutierrez? E per fare che? Sentiamo. Potrebbe attaccare l'Alabama. Il piccione, il piccione! Ma non l'hai più. L'ho dato all'oste qui sotto. Ah. Che vorresti farne di quel povero animale? Non lo sai che i piccioni tornano sempre al nido. Vieni, Cosley. Ehi, ehi! Dov'è il piccione che t'ho dato? Nella stia, insieme agli altri. Oh, ma perché? Vallo a trovare adesso. No, che fate? Va via, cagnano! Non prenderlo! No, non è questo. Vediamo. Ma che scappino! No, no. Qua. Nemmeno questo. No, questo forse.
Qui, a me! Oh. Ah, è lui! Eccolo! L'ho trovato! Bosley! Ecco, l'Alabama sta levando l'ancora. Addio, ricchezza. Ma se vuoi che ti dica la verità, ormai non me ne importa proprio un bel niente. Che se ne vada pure l'Alabama col suo carico prezioso. Addio. È vero che ho perso l'oro, ma ho trovato te. E tu vali molto di più. Ho scritto a Gutierrez che attacchi l'Alabama e che ci aspetti alle Rocce Rosse. Rocce Rosse. Bene, benone. Avete visto Consuelo? Ha detto che torna al palazzo. Sì, vuole per forza uccidere il governatore. Ma è matta, bisogna fermarla. No. Senti, è meglio che la prendano le guardie, perché se la prendo io le faccio più male. Figliolo, se ti preme, cercala tu. Noi abbiamo altro da fare. E va bene, ci vado. Così. Ehi, forza, bello! Ti perdono tutto! Dove andate? Lasciatemi passare. Non si può. Ma è una cosa urgente. Indietro, di qui non si passa finché non è finito il carico delle navi. Vi prego, è molto importante. Mi dispiace, non si passa. È urgente. No, state indietro con gli altri. Ho l'ordine di non lasciar passare nessuno. Vi prego, vi scongiuro. Niente da fare, mi dispiace. Devo assolutamente vedere il governatore. Conducetemi da lui. Consuelo, difenditi! Ma non ne posso più! Ancora lei! Ah, che sventura! Non c'è mai pace con quello lì! Guardalo che fa di nuovo l'eroe! Andiamo! Non mi va nemmeno di guardare! Che farebbe se non ci fossimo noi, eh? Si farebbe ammazzare, ecco che. Fermiamoci qui e nascondiamoci nella boscaglia. Ma sì, andiamo per funghi. Sproniamo i cavalli, ingaggeranno i soldati. Sì. Via. Lassù, di corsa. Pure di corsa. Di qua. Sono passati di qua!
Venite! Qui c'è una grotta! Tieni, aiutami. Ma che, me la dai a me? Che sarà mai? Ma è l'amore tuo? E te la porti da te! All'eroe, tu, fa! Poi lo vedi che succede? Ehi, Gosley! Piano, eh? Piano, piano. Oh, oh! Che c'è? Oh, un posto più scomodo di questo non lo potevamo trovare. Ma perché sei così ostinata? A momenti ci lasciavamo la pelle. Non mi toccate. Ma come, amore mio? Prima sì e adesso no. Che le prende ora? Si vede che Pierre è diventato antipatico pure a lei. Chi siete? Ma andiamo, Consuelo, lo sai benissimo chi siamo. Giuro, signori, che io non vi ho mai visto in vita mia. Si è scimunita. Scherzi dell'amore. Oh, forse voi conoscete una donna che mi assomiglia. Sì, la mia gemella. Ti dispiace mostrarmi la tua spalla sinistra? Lo so. Lo so quello che cercate. Ma non ha niente. Mi credete adesso? Ma come? Non è possibile! Non è possibile! Forse la ferita è passata da una spalla all'altra e allora è quell'altra che... Non c'è niente. Niente! Pure la gemella, ci mancava! Una non bastava, eh? Ma allora, voi conoscete mia sorella? Oh, vi prego, sapete dov'è? Purtroppo lo so. È tornata dal governatore, è una sua idea fissa. Oh, da mio padre! Oh, mio Dio, tutto è a posto. Ma chi è tuo padre? Chi è mio padre? Il governatore! Ah, andiamo bene! Ah, no! Siete suoi nemici. Figliola, non importa chi siamo noi. Il fatto è che tua sorella non sa che il governatore è suo padre. E ha giurato di ucciderlo. Ma allora portatemi subito da lei. Io devo fermarla, avvertirla. Dico, ma che sei scema in testa? Cannonate! Ehi, ragazzi, il cuore mi dice che Gutierrez ha ricevuto il piccione! Ma siete sicuri? Non riconosci nemmeno la tua nave? Che ne sai tu? Tu sei un damerino. Ehi, andate a far morto! Siamo dai, Gutierrez! Allora via ragazzi, appena ho le tasche piene d'oro che mi venga un accidente se faccio ancora il pirata. Ma allora voi siete pirati? Pirati? No! Noi? Oh mio... Aspetta un momento, fermati. Dove vai? Ora so chi siete, lasciatemi andare, lasciatemi! Ma sei pazza? Vuoi farti sbranare da qualche giaguaro? Ehi, Pier, vieni a vedere! Comincia l'arrembaggio! Forza! All'arrembaggio! Se non si vede niente. No, ma me lo immagino. Attento, sinistra, attento! Sinistra, attento! Destra, sinistra! Dietro allora, la muratore! Dobbiamo mettere nuovi spiccatoribus, dunque di nora mortis nostra. Vale! Forza! Ecco, brava, prega perché ci riesca, lo prego. Mi spiace, signore. Sto pregando per gli spagnoli.
Oh, facciamo le corna! Doppie corna e triple corna! Ehi, hey, dove sei portariella? Vittoria! Ai barili! Un'altra volta! La redizione! Dov'è tesoro? Tradimento! Tradimento! Ti giuro che vivi! E li voglio mangiare quei tre porci traditori! Ovunque si trovino! Vivi! Dopo averli scorticati con le mie mani! Parola di Gutierrez! Li troveremo a qualunque costo! Bruciate le nave! Vittoria! Sono sicuro che Gutierrez ci farà un monumento, vedrai! Non mi piace vantarmi, ma ho avuto ragione. Guardate che rogo. È proprio vero che i filibustieri riescono sempre a sapere tutto. E così se n'è andato l'Alabama. Già. Beh, poco male. Si trattava di un vecchio carcassone, dopo tutto. In confronto a quello che potevamo perdere, è un danno irrilevante. Molto giusto. Sì. Caro Gomez, bisogna rendere onore al merito. La vostra idea di non far caricare l'oro neanche sull'Alabama, ma di tenerlo qui al sicuro, è stata formidabile. Ben detto, ben detto. Grazie. È stata formidabile. Confesso che ad agire così all'ultimo minuto di nostra iniziativa, senza avvertire il governatore, ero piuttosto perplesso. Ma per fortuna è andata bene. E già, infatti i corsari hanno attaccato l'Alabama. Esattamente come temevate. Andrò subito dal governatore a dargli la buona notizia. E se permettete, quando vedrò Sua Maestà a Madrid, gli parlerò molto bene di voi. Siete assai gentile, vi ringrazio dal profondo del cuore. Ma purtroppo voi non farete cenno di quanto è accaduto, né al governatore né a Sua Maestà. Ma vi do la mia parola che la vostra parola non significa nulla per me, amico mio. Voi siete un uomo morto. Morto? Dimenticate che per tutti quanti voi eravate a bordo dell'Alabama e siete caduto per la patria difendendo l'oro del re dai pirati. Ma io sono qui e sono vivo. Eravate. No! Oh! Ottimo. Complimenti. Aspettate a congratularvi. Questo è appena l'inizio. Ti senti meglio ora? Grazie. Dovete scusarmi, ma io non ero mai uscita dal convento. E tutte queste emozioni... Sì, capisco. Ma non preoccuparti. Te l'ho già detto che ti aiuterò. Voi siete molto buono. E così cortese, signore. Ma se davvero, come dite, mia sorella è fuggita dalla taverna e tenterà ancora di uccidere mio padre, allora dobbiamo correre al palazzo e cercare di fermarla. Ma voi non mi ascoltate neppure. Ma certo che ti ascolto. È straordinario, hai la stessa voce, lo stesso sorriso, gli stessi occhi. Vi prego, andiamo. Ogni minuto, ogni istante può essere prezioso. Prezioso? Va bene, andiamo dove vuoi. Pierre! Non ti abbandonerò mai. Ehi, ti guarda lì. Ora fai cascamorto anche con questa. È incredibile, non si può lasciare solo un momento. Degenerato, non rispetta neppure le novizie. Pierre! Avanti, andiamo, abbiamo trovato una barca per andare alle Rocce Rosse. Sbrigati, non è il momento di fare lo scemo, quelli ci aspettano. Un momento, amici. Devo informarvi che ho deciso di porre la mia spada al servizio di questa damigella. E certo di non sbagliarmi, ho dato la mia parola che anche voi avreste fatto lo stesso. Ah, sì, e invece ti sei sbagliato. È di grosso, sai, per questo.
Non dimenticatevi che siete francesi. L'unica cosa che non ci dimentichiamo noi due è che Gutierrez ha in mano il nostro oro, capito? E che alle Rocce Rosse ci prenderemo la nostra parte. Mi spiace, ma io ho dato la mia parola e intendo mantenerla, anche se dovrò rinunciare a tutto l'oro del mondo. Andiamo. Dovrai passare sui nostri corpi se vuoi andartene. Che fai? Aspetta. Tu non ti muovi. Lasciala andare, lei almeno ha capito che non c'è niente da fare. Non fate i bambini, le ho dato la mia parola. Forza maggiore. Eccola, di qua. Sono la figlia del governatore. Portatemi da mio padre. In galera ti portiamo. No, no, ma che cosa fate? No, lasciatemi, no, aiuto. Lasciatemi, no! Io non vi conosco! Lasciatemi stare! Io non ho fatto niente, sono innocente! Lasciatemi, vi prego! No! L'hanno presa le guardie! Andiamo a liberarla! Fermo! E levati di mezzo, imbecille! Grazie. È stato un piacere. I fatti parlano chiaro. Essi dimostrano che la pirateria ormai non gioca più solo di audacia, ma è in grado, purtroppo, di agire con l'assoluta certezza di colpire l'obiettivo giusto. Essa si sente così sicura da schernire la potenza di Sua Maestà il Re di Spagna. Perché le mie parole non vi sembrino avventate, vi dimostrerò che la situazione ormai è insostenibile. Il tesoriere Alvarez, trucidato durante l'assalto all'Alabama, non c'è stato restituito dal mare in tempesta. No, i pirati ce l'hanno portato a domicilio. Ecco dove siamo arrivati. Non vi sembri una mancanza di rispetto da parte mia, eccellenza, ma questo cartello ci dice chiaramente la loro sfrontatezza. A Sua Maestà, perché in mancanza del tesoro si consoli col tesoriere. Firmato i Fratelli della Costa. Signori, fingere di non afferrare il senso delle parole del signor vice governatore sarebbe come volersi nascondere dietro un dito. Con molta abilità gli ha insinuato nelle vostre coscienze il dubbio che io non sia sufficientemente deciso nella mia opera di governo e che i pirati abbiano preso tanto coraggio per colpa della mia debolezza. Se ci fossi io al suo posto, egli mi dice in sostanza, le cose andrebbero diversamente. È molto probabile. Infatti anch'io qualcosa da mostrarvi. E chi può essere? Ma governatore, spiegateci! Ma che sta succedendo, governatore? E chi è? Mai visto. Come mai venuto? Governatore, spiegateci! Don Pablo de Olivares, comandante del Santa Maria. Questo cadavere sì che ci è stato restituito dal mare in tempesta, ma molto lontano da Maracaibo, sulle coste panamensi, dove è stato riconosciuto. Il capitano che abbiamo ospitato qui non era che un pirata, e il signor vice governatore ha finto di riconoscerlo per il vero Don Pablo, che gli conosceva perfettamente. Traditore! Un momento! Signori! Impicchiamolo! Tradimento è una parola molto grossa. E prima di pronunciarla, un uomo onesto ha da essere ben sicuro di ciò che dice. Ecco perché ho aspettato a parlare quando ho capito che si trattava di un pirata. Ho pensato infatti che egli e i suoi compagni, per osare tanto, dovessero essere protetti ben in alto. E in attesa di scoprire chi fossero i protettori, io ho fatto tutto il possibile per salvare loro. Sua Eccellenza vorrà certo confermare che subito dopo aver visto il falso capitano, gli suggerì di non far caricare l'oro sul Santa Maria, ma di nasconderlo invece a bordo dell'Alabama. È vero o no?
Certamente questo è vero, ma sapere che l'oro era nascosto nei barili sull'Alabama, eravamo soltanto in tre. Io, voi e il tesoriere. Ma visto che il tesoriere ha pagato con la vita la sua lealtà verso il sovrano, egli è fuori causa. Perciò, signor vice governatore, restiamo in due. O io o voi. Esatto, eccellenza. I pirati non avrebbero sprecato un colpo per l'Alabama se non fossero stati certi di trovarvi loro. E quindi qualcuno deve averli informati. Signori, io accuso pubblicamente davanti a voi il conte di Lorna di alto tradimento. Accusa che ora proverò. Siete un pazzo! Io vi farò pagare questa infamia! E chi è? Padre! Padre! Figlia! Figlia mia! Nessuno sapeva che il conte di Lorna avesse una figlia. Neanch'io, signori. E questa è una scoperta che finalmente lo smaschera. Questo non prova niente. Dove avete arrestato quella donna? Al porto. Ma appena l'abbiamo fermata, tre pirati ci hanno aggredito e l'hanno liberata. Per riprenderla abbiamo dovuto inseguirli fino al promontorio di San Miguel. Non è vero! L'avete rapita dal convento! No, padre, ha detto la verità. Ma lasciate che vi spieghi. Ve la darò io la spiegazione. È da San Miguel che i pirati hanno segnalato l'Alabama, perché questa donna appartiene alla filibusta. Chi l'avrebbe detto? Oh, no, io sono stata sempre in convento, lo giuro. Già. Ella sostiene di essere una novizia. È vero, e posso provarlo. Ah, sì, eh? E io vi proverò invece che appartiene alla filibusta. Colonnello Ortona, conoscete questa donna? Certo che la conosco, eccellenza. Infatti, ella era già stata arrestata dai miei uomini, che possono testimoniare, mentre cercava di entrare nella stanza del governatore. Ma era armata, e quando l'arrestarono, cercò di difendersi. Con un pugnale! Sì, signori, con un pugnale! Per essere sempre stata in convento non c'è male, mi sembra. Chiusa in carcere, ella riuscì a fuggire, diciamo, misteriosamente, dato che la porta non fu forzata, ma aperta dall'esterno. E siete stato voi ad aprire quella porta, voi a farla fuggire, voi a dirle dove si trovava l'oro. Ecco qual è la verità. Signori, non mi pare che ci sia da aggiungere altro. No, certo! Arrestatelo! Il consiglio è unanime, portatelo via! Arrestatelo! No, no, non potete farlo! È una congiura, maledetto! È innocente! Io posso spiegare! Lasciatemi! Alla porta! Maledetto! Bravo, colonnello! Era ora che lo trovassero! Silenzio, silenzio! Da oggi assumo il governo di questa colonia! E ordino che il conte di Lorna sia immediatamente trasferito a Panama, dove sarà processato per alto tradimento. E dai, dai! Ma così è troppo comodo per lui. Ce lo stiamo portando in carrozza. Certo che dovrebbe aiutarci. Ma chi si fida? Allentatemi un po' il bavaglio. Lo stesso che vi ringrazio almeno. Senza di voi mi sarei messo di nuovo nei guai. Ma vedi che la padellata in testa gli ha fatto bene? Sì, le donne sono una bella cosa, è vero. Ma loro e loro, amici. Oh. Ma bravo, vedo che hai capito la nostra filosofia. Sì, ma slegatemi. Subito ti slego. Giusto voglia di farmi una bella dormita. E visto che sei più ragionevole, ci darai una mano, Cristoforo Colombo, che fai? Lì dentro c'è il mio room! Un momento! Ti butto una corda! Perdonatemi, amici, non ci avete costretto! Ma che fai? Le rocce rosse sono di qua! Dateci a nuoto! A nuoto? Ma io volevo dormire! E tu? Dove vai? A Maracaibo! Niente da fare! È innamorato come una tortorella! Ma di quale delle due? Ehi, rimbambito, lo sai almeno di quale delle due sei innamorato? Di tutte e due! Ah, è disgustoso! Complicato! No, è entusiasmante! E l'oro? Non la vuoi proprio, l'oro? Torna indietro! Thank you.
scongiura! Sono innocente! Guardi, obbeditemi! Obbeditemi! Lasciami fare! Sta zitta! Lorna è tuo padre. Chi? Sì, il governatore, tuo padre. Ma che stai dicendo? Zalamea ti ha mentito. Ti ripeto che Lorna è tuo padre. Impiccatela! Impiccateli tutte e due! Impiccateli alla stessa forca! Devi credermi, Consuelo, te lo giuro. Ma possono aver ingannato anche te. Chiudetela subito in cella e sorvegliate la vista. È pericolosa, è già scappata una volta. Va bene, capitano. Quella è tua sorella gemella. Ma perché l'hanno arrestata? Perché l'hanno scambiata per te. Accusano anche tuo padre di tradimento. Dobbiamo salvarli. Sì, è una parola, la nave è piena di guardie. Consuelo, io ti amo. Andiamocene di qui. Ma non possiamo lasciarli impiccare. Se non filiamo, impiccheranno anche noi. E ora che t'ho ritrovata, l'idea mi piace meno che mai. Senti, ho appena scoperto che ho un padre e una sorella e che stanno per essere impiccati e tu vuoi che io li abbandoni? Pierre, se si è impadronito dell'oro, ci aspetta le rocce rosse. Se lo raggiungiamo, saremo ricchi. Su, forza! Pierre! Buonanotte. Che cosa c'è? Hanno mollato gli ormeggi. Bene. Così potremo liberarli. Vorrei sapere chi libererà noi. È molto pericoloso. Non preoccuparti, ma devo riuscire a staccare il timone. Siamo vicini alle rocce rosse e per tornare alla tortuga Gutierrez deve fare per forza questa rotta. Se ci fermiamo ci incontrerà di certo. Zitta. Perdonate, ma vorrei vederli subito. Come volete, eccellenza, come volete. Dovreste avere un po' più di fiducia in me, finora non credo di avervi deluso. No, però ho l'abitudine di controllare tutto di persona. Bene. Ma ammetterete che vi ho sempre servito con scrupolosità e una certa eleganza. Eccoli. Uomini che li hanno portati a bordo? Deceduti prematuramente. Tutti. Un'epidemia. Ne siete certo, colonnello? Assolutamente. Sei casse d'oro. Lasciarle a Maracaibo sarebbe stata un'imprudenza, mentre saranno al sicuro a Panama. Voglio comprarvi tanta terra da ottenere il titolo di conte. Dopodiché altro che governatore. Almeno viceré dovranno nominarmi. A me il posto di governatore non mi dispiacerebbe. Forse. La vostra lealtà merita un premio. Grazie. Oh, grazie. Oh. Ah, a voi. Grazie. Dovevamo farlo fuori. No, meglio aspettare Gutierrez. Da soli non ce la faremo. Andiamo.
pensate, eccellenza, che al processo non ci saranno difficoltà? Coi testimoni che abbiamo, nessuno crederà alla storia della novizia. Ah. E voi ci credete? Certamente. Io ho impresso alla corsara un marchio che la prigioniera non ha, ma questo non lo sa nessuno. Perciò il fatto che siano gemelle va a nostro favore. Oh, molto bene, molto bene. Allora possiamo mangiare tranquilli. Ho una tale fame. Ah, ah. Quel posto non è per voi. Oh, scusate. No, neanche quello. Mm? È riservato per una deliziosa novizia. Eh? Ma devo proprio spiegarvi tutto? Ah, sì. Ho capito, vostra eccellenza non spreca niente, neanche le briciole. Colonnello, una donna simile, voi la chiamate briciole? So, portatela qui, ma con molto garbo, eh? Ma sì, come mio costume. Bene. Sì, prudente. Torna nella stiva e aspettami lì. Va bene, però sta attento. Oh, madamigella, stavo giusto venendo da voi, ma vedo che vi hanno lasciato prendere un po' d'aria. Mi dispiace disturbarvi, ma Sua Eccellenza vi invita a colazione. Avanti. Missione compiuta, Eccellenza. Capisco il vostro stupore, ma il fatto che siete mia prigioniera non toglie nulla al vostro fascino, al quale sono molto sensibile. Questa è la seconda volta che mi mettete le mani addosso. E state pur certo che non ce ne sarà una terza. Ah, vi credevo un agnellino, e invece siete una tigre. Bene, devo dire che vi preferisco così. Ma tu sei l'altra. Scusate molto, eccellenza, ma la prigioniera è nella sua cella, quindi lei non è la... Sì, lo so. Tenetela sotto stretta sorveglianza. Ne va della vostra vita. Ma allora, eccellenza, avevate ragione. Sono due. Sì. E due sono troppe. Mi scuso, eccellenza, ma non capisco come quest'altra sia salita a bordo. Evidentemente voleva liberare la sorella. Già. Ma allora, in fondo c'è andata bene, no? Io però ne voglio solo una al processo. Se fossi in voi, eccellenza, non mi preoccuperei. Vediamo. Voi volevate far passare la novizia per la pirata. Ora però le abbiamo qui tutte e due. Dunque teniamoci la pirata ed eliminiamo la novizia. Complimenti. Stando accanto a me avete imparato a ragionare. Eliminare la novizia. Sì. Ecco l'idea giusta. Provvedete voi. Sì, eccellenza. Insomma, ti avevo detto di nasconderti. Perché disubbidisci sempre? Grazie, signore. Signore,
Allora tu sei Altagrazia. Volevano uccidermi. Voi mi avete salvata. Aspetta a dirlo. La nave si sta allontanando. Su quella nave c'è mio padre. Dobbiamo salvarlo. Ormai c'è poco da fare. Aiutatemi, vi supplico, Pier. Senti, Consuelo, Altagrazia, io ti amo. E ora che ti ho ritrovata, ti amo più che mai. E non mi importa niente di nessuno. Ma è mio padre, non possiamo abbandonarlo. Ma non fare così, vuoi che anneghiamo tutte e due? Vi prego, ritorniamo sulla nave, fatelo per me, vi supplico. Se è per questo ci ritorneremo, cara. E presto anche. Appena eliminato quest'intoppo, l'ingranaggio riprenderà a funzionare. Sì, ma le gemelle le hanno viste tutte. No, non importa. Ciò che conta è che nessuno le abbia viste insieme. Ah, già. Voi, piuttosto, dovevate essere più deciso nel vostro intervento. Sì, ma è che io non sopporto la vista del sangue. E io quella dei cretini. Informo che venite impiccato con regolare sentenza per pirateria ai danni di Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna. Grazie dell'informazione. Maria, è pieno di pirati, maledizione! Dovete ammettere, eccellenza, che almeno questo non lo avevate previsto. Abbiamo un carico troppo prezioso. Non possiamo rischiare il combattimento. Allontaniamoci! Sbrogliando le vele! Guastato il timone! Accidenti! Mandate immediatamente un uomo a ripararlo! Dobbiamo tenerli a bada col fuoco dei cannoni! Tutti ai posti di combattimento! Avanti, presto! E tu, cosa aspetti a tirare quel cappio? Coraggio, Altagrazia! Non temere, ritornerò a liberarvi! Sono arrivati i miei amici! E non venivi tu, l'avevamo convinto! Appena ti ha visto, ha ricominciato. Traditori! Ci avete teso una trappola, eh? Ecco perché ci hanno dato appuntamento alle Rocce Rosse. Ora è tutto chiaro. Impiccateli! No, dovete credermi! Vi giuro che su quella nave c'è l'oro! Non dirla più questa parola, come la sette impazzisce! Non ci crede più ormai! Ascoltatemi! Andiamo all'arrembaggio di quella nave! È piena d'oro! Che oro! Quella è piena di cannoni! Avanti! Barra sinistra! Sbrogliate tutte le vele! Ci vengono addosso! Su! Prendiamo vento! Allora, questo timone! Quel dannato pirata lo ha staccato! Niente da fare! Maledizione! Sbrogliate anche la mizzana! Su la vela di stinchetto! Rinforzate i fiocchi! Così gli andiamo in bocca! Imbrogliate tutte le vele! Gettate l'ancora! Fuoco! Sopra è la verità.
verità! L'ho visto coi miei occhi! Non lo vedi che ci vengono addosso? Se avessero loro, scapperebbero! Andiamo all'arrembaggio e vedrai se non è vero! No! Ma sempre sulle natiche che vado a sbattere! Ha ragione lui, proviamo! Alla inferno! Avanti! Tutti ai vostri posti! Gutierrez, dammi retta, ti giuro che l'oro è su quella nave! Puoi andare all'arrembaggio, sì o no? Nemmeno per sogno! E attento con quella torcia, qui è pieno di rum! Bene, la nave brucerà meglio! È proprio la tua ultima parola? Sì! E allora ci andrai per forza all'arrembaggio! Addio, mia bella nave! Mi dispiace, ma sei la mu! Tu muovetevi, bastardi! Ah, figlio di cane! Spegnete queste fiamme! Che fate? Non fuggite, vigliacchi! Venite qui, farabutti! Non lo state a sentire! Pierre! Avanti! Arrembate quella nave se volete sopravvivere! L'unica salvezza è su quella nave! La costa è lontana! Salite su quella nave e tornerete alla tortuga carichi d'oro! Andate! Carogna, questa me la pagherai! State qui! Ah! Quando finiremo tutti annegati! Ai dei cattoni, chi li spegne? Combattimento! Vieni, si brucia tutto! Gutierrez! Ormai devi deciderti! Coraggio! Portali all'arrembaggio e diventerai ricco! Va bene, pazzo maledetto, l'hai avuta vinta! Ma vada te, se su quelle nave non c'è l'oro! Ti mangio il cuore! Si pare il rivolvere in coperto! Pronto! Prepara le cariche! Portami in combattimento! Mi hai caricato l'oro sulla scialuppa? Sì. E t'ha visto nessuno? No. E il vice governatore? No. No, bravo, bravo, bravo. Lo vedi quell'oro là? Sì. Ebbene, è tuo. Tutto per me. Tutto per te. Ehi, hey, siamo qui! Brucia! Ehi! Eccomi! Arrivo! Pier, stiamo arrostendo! Legati! Ma perché strillate tanto? Eh? Perché? Se mi va bene questa volta faccio voto di non vederti mai più! Più! E io se ti vedo ancora ti sputo in un occhio! Piantatela che vi ho portato un carico d'oro! L'oro? Ma voglio l'acqua! Ma che oro! Voglio l'acqua! L'acqua per la prima volta in vita mia!
rieccole tutte e due. No! Ecco perché insisteva tanto. Oh, io me ne vado. No, meglio combattere che morire affogati. E chi lo sa che è meglio? Combatti, combatti. Non sapevo io che andavo a finire così. Venga, Consuelo, ci darà una mano. Eccomi, figliolo, arrivo. Datti da fare, piccola, questo è il tuo momento. Forza! Imbecille, quella è la novizia! Ancora non la riconosci? Ah, no! Tu, vediamo se almeno tu sai fare qualcosa di buono! Tanto ti prendo, dovessi correre fino alla morte. Tante grazie, tante grazie. Padre. Signor vice governatore, vediamo se siete abile con la spada, come nelle congiure. Non illudetevi, con la spada la sono ancora di più. Non mi sfuggerai più! Fermo, Gutierrez! Non hai scampo! Ho detto, io non c'entro! Vieni via, vieni via! Muori, figlio di un cane! Gutierrez, Pierre! Loro! Lo abbiamo trovato! Guarda! E l'aveva questa sporcaggione che ti stava squagliando! Loro sacchi! Yeah! Loro! Eccomi finalmente! Anch'io ti cercavo! La prossima stoccata sarà al cuore! Io vi devo molto e perciò vi ho accontentato in tutto. Avete voluto lasciare quasi tutto l'oro ai pirati e ho fatto finta di niente. Avete voluto una contea e un marchesato per i vostri due amici e glielo dati. Avete voluto il Santa Caterina tutto per voi con il grado del capitano e ho convinto il viceré ad accontentarvi. Ma che io vi prendo come genero, francamente, mi sembra troppo. Se siete raccomandabile come spadaccino, come marito credo che lo siate molto, ma molto meno. E questo è indubbio. Un momento, scusate. Prego, prego, signori, continuate, continuate pure. Dunque, dicevate che non ho fatto abbastanza per essere vostro genero. Giovanotto, siete proprio fortunato. Va bene, vi concedo la mano di mia figlia. A proposito, quale delle due? Questo è il problema. Se devo dire la verità, eccellenza, non mi sono ancora ben deciso. Sì, il fatto è che mentre una è piena di fuoco, di audacia, di impeto, l'altra è dolce, sensibile, angelica. Ma non potete mica sposarle tutte e due. Giovanotto, io ho bisogno di una risposta. Potrei vederle tutte e due un attimo? Dove sono?
Ma non è la prima volta che le vedete tutte e due insieme. Non credo che sia questa la strada per trovare una soluzione. Facciamo così. La prima che entrerà in questa sala diventerà mia moglie. Come volete. Bravo. Ora messo noi nei guai. Ti prego. Ti prego, entra tu. Non preoccuparti per me. Io ritornerò in convento. No, non voglio. Senti. Non fare la stupida. Devi entrare tu. Vedi, io non ho mai avuto una famiglia. E sarò felice con nostro padre. No, tu lo ami. No, tu lo ami. Avanti. Entra. No. E su, forza! Oh! Bene, ora il problema è risolto. Posso dare l'annuncio. Tu chi sei? Consuelo Altagrazia. Secondo te chi sono? A giudicare da come sei entrata, dico che sei una donna che mi ama. E questo è ciò che conta. Proprio così. Se sposò Consuelo o Altagrazia, Pier non lo seppe mai. Ma fu felice lo stesso. Neanche i suoi amici lo seppero mai. Ma a Moreau e Gosselin interessava soltanto che ci fosse una moglie a tenere Pier il più possibile lontano da loro. Ne avevano passate troppe per causa sua. Beh, che c'è adesso? Ah, Marchese, che cosa sono questi ritorni al passato, eh? E anche lei, signor Conte, oramai bisogna sapere resistere a certe tentazioni. Resistettero? Non resistettero? Anche questo non lo si seppe mai. Permettete, Marchese? Ve lo prego, caro Conte. Le cronache dicono soltanto che i due ex ladroni si dettero alla politica ed ebbero tanto successo che finirono col diventare ministri. Di Spagna, naturalmente.